E buonasera, buonasera cari telespettatori di Caffè TV24, un cordiale saluto a tutti voi da Nicoletta Rizzi, ben trovati, questa sera un argomento speciale ma vedrete anche degli esercizi che faremo durante eh, questo programma. Vado subito a presentare i miei ospiti, vi presento subito Luca Bertoncello, insegnante di Vingsun eh, e fa parte anche del coordinamento nazionale di Vingsun Academy, buonasera. Buonasera, buonasera Luca. Buonasera a tutti. Abbiamo poi Christian Baggio, sempre insegnante di Vinzun, e fa è anche parte del coordinatore del regionale di Vintson Academy. Buonasera. buonasera, la pronuncia lui. corretta perché ci ho messo la buona volontà, ma non è corretta bene bene, com'è Luca? Vintson Academy. Vintson Academy, eccoci qui. Allora, voi vi chiederete: ma come mai Nicoletta questa sera parli di questa disciplina? Allora, è provato che con questa disciplina possiamo trovare il nostro equilibrio. È proprio una disciplina che tempra l'individuo e poi anche tranquillizza la mente e serve anche a prendere la padronanza del proprio corpo. Ma ci introduce tutto Luca Bertoncello perché ci presenta anche questa disciplina ma anche ci va ad introdurre l'accademia di questa Winsun Academy. Prego Luca. Sì, comincierei proprio con l'Accademia che è eh, la sì. fonte di tutto chiaramente perché senza l'Accademia noi stasera non saremmo qui. Uh, la Vincent Academy uh, nasce nel 1992, quindi ha una storicità non indifferente. Uh, il nostro maestro e fondatore dell'Accademia, Grandmaster Paul Tang, ha avuto appunto questa idea di voler far confluire la sua conoscenza acquisita in questa disciplina. E portarla a conoscenza della, della gente, delle persone, perché? Perché eh, è una cosa importante trasmettere qualcosa che si impara. Questo è stato anche la leva che ha permesso a noi di diventare insegnanti, chiaramente. Eh, coadiuvato a Gran Master Paul Tang c'è Master Miriam Pons, che è il responsabile europeo. Come detto, appunto, nasce nel 92. Quindi, questo cosa vuol dire? Vuol dire che ha anni e anni di storia alle spalle e un'accademia con oltre 30 anni di esperienza alle spalle a livello nazionale non ce ne sono tante, quindi questa è una, denota anche una certa professionalità e una certa continuità insomma, ecco, quindi è una cosa molto importante da, da dire. E questo è un po' il quanto riguardo l'accademia. Per quanto riguarda un breve accenno al Vinsum, il Vinsum fa parte diciamo, degli stili di Kung Fu, quindi Uh, anche se sarebbe più corretto dire del wushu, del wushu cinese, però comunque si utilizza anche il termine Kung Fu per identificare quelle che sono le discipline che vengono racchiuse in questa macro categoria, diciamo. Uh, nasce 400 anni fa, circa, dei 400 e 450, diciamo. E la leggenda narra uh, sia stato sviluppato da una monaca, quindi da una donna, cosa molto interessante come cosa. È una leggenda, è una leggenda che è stata tramandata da Ip che è stato uno dei eh, insegnanti e personaggi più conosciuti, eh, perché è stato anche insegnante di Bruce Lee, quindi comunque è stato conosciuto anche a livello cinematografico, negli ultimi anni sono usciti molti film, molte serie sulla sua persona, è stata tramandata da lui questa leggenda di questa monaca che eh, era all'interno del tempio Shaolin del sud, quindi aveva già una pratica sua all'interno di un tempio e dopo, a seguito della, si dell'assedio di questo monastero eh, che è stato messo a fuoco, si erano scappati in alcuni monaci, tra cui lei, e ha sviluppato, diciamo, questo suo modo nuovo con quello che aveva appreso, ma un qualcosa di nuovo, che andasse un po', diciamo, Uh, oltre a quello che aveva imparato, molto più stretto, molto più chiu chiuso e molto più essenziale. Da lì è nato il Vincent, insomma, ecco, questa è un po' un, una leggenda, dopo ci sono molte uh, varianti di, di, di storie, insomma, ecco, quindi questa è un po' una prima introduzione della disciplina. Ecco, volevo chiederti, Cristian, le peculiarità su cosa si basa questa disciplina per coloro che sono a casa? Molto bene, Vincent è una disciplina del confronto. Innanzitutto eh, si basa su tre filosofie appunto, che vi sono appunto, inglobate, ovvero buddismo, confucianesimo e taoismo. Bundismo che è, appunto, è la dedizione appunto, verso l'obiettivo, la ricerca, quindi migliorarsi giorno per giorno. Confucianesimo il rispetto degli uni per, verso gli altri e taoismo non usare la forza verso gli altri. Questo per far capire che non è soltanto un'attività fine a se stessa, ma anche un'attività uh, un anche identificativa anche attraverso uh, la, una ricerca interiore. Coloro che uh, si avvicinano a Vinsum um, scoprono innanzitutto un'accademia, come ha detto poc'anzi appunto mio fratello marziale Luca, che permette non solo di conoscere quello che comunque sono dei movimenti ben strutturati, perché tra l'altro non hanno nessuna enfatizzazione, quindi non c'è nessuna esasperazione, quindi permette a chiunque di potersi avvicinare, ma soprattutto di avere anche una uh, un, sentire anche del benessere fisico, insomma, nel corso del tempo, cosa non indifferente oggi come oggi. Eh, perché dico questo? Mh, perché uh, l'attività fisica non è soltanto un fatto di uh, praticare movimento fine a se stesso, ma anche di, di riuscire anche a star bene nel corso del tempo. Noto punto, notiamo coloro che eh, praticano questa disciplina come ho fatto io quando iniziai diversi anni fa, eh, innanzitutto la possibilità di, di conoscere anche mh, quello che comunque sono dei movimenti utili a, a rafforzare appunto, il proprio corpo e anche a rinvigorirla la propria mente attraverso il confronto con gli altri. Detto ciò, eh, dopo mh, questo piccolo accenno, ehm, eh, anche attraverso movimenti come la posizione madre, ovvero chiamata, denominata IGKMA, denominata posizione madre perché comunque è la base di una posizione che permette una linea di rettitudine, cioè vero, allineare il corpo e soprattutto eh, crea un rafforzamento delle proprie giunture, sia nella parte appunto, mus muscolare sia e anche la parte scheletrica. Quindi rafforzamento e potenziamento della muscolatura. Esattamente. Quindi, per quelle persone che si sentono un po', come dire, flosce, eh, si può dire, ecco, mm -hmm. possono veramente avere dei miglioramenti. Esattamente. Bene. Si possono trovare, appunto, proprio agio. Perfetto. Ehm, come ci si avvicina, ecco, per chi volesse già da questa sera. In qualche maniera poter mettersi in contatto con voi, ecco. Eh, devono avere anche le persone delle caratteristiche particolari, cioè c'è bisogno, insomma, devono essere longilinee, delle... tutti si possono avvicinare. Anche le persone con qualche chiletto di troppo, ecco. Bisogna eh, avere uno stile di vita particolare, seguire una certa dieta, ecco. Uno stile di vita, insomma, diverso dal solito, ecco. Per le persone che sono questa sera. Con Noi collegate dal loro televisore? No, fondamentalmente non sono richiesti particolari predisposizioni, diciamo fisiche. Uh, diciamo che possono praticare indicativamente tutti. Mm, noi come corsi e come lezioni tendiamo a far partire gli allievi mh, delle persone dai 11-10-11 anni in su. Uh, Avevamo in passato, adesso vediamo se riprendiamo anche delle fasce più giovani, quindi i giovani ragazzi dai 6 ai 10, però lì bisogna andare a sviluppare un qualcosa leggermente differente perché? Perché il vinzo è una disciplina che richiede comunque attenzione, e concentrazione, non è solo uno sfogo fisico, non è prendere un sacco e colpirlo, c'è comunque un'attenzione, okay? Però diciamo che Parlando del, dei corsi diciamo, adulti, dagli 11 anni in su non, una particolare, cioè non bisogna avere particolari caratteristiche fisiche, vale sia per uomini che per donne e, e basta. Chiaramente ci vuole, ci vuole impegno, perché? Perché non è un corso di difesa personale che in qualche lezione impari a difenderti, facciamo anche quelli, dopo magari ne parleremo anche e quelli sono dei pacchetti fatti apposta per avere un'infarinatura per quanto riguarda la difesa personale esterna, perché parlo di difesa personale esterna, perché come ha accennato prima appunto Sifu sì, Baggio, c'è la difesa personale esterna che è verso le aggressioni esterne, poi c'è la difesa personale interna che è quella dove magari ci concentreremo un po' più questa sera, che è appunto la parte di tutela del mio corpo sia a livello fisico sia a livello mentale ok che è quasi più importante rispetto alla parte esterna chiaro che una persona che si avvicina alla nostra pratica all'inizio viene per un senso di autodifesa di difesa personale perché perché comunque è una delle discipline più adatte a questo scopo perché perché ha delle caratteristiche che la portano ad essere appunto una delle più efficaci, ad esempio il fatto della corta distanza, del fatto della simultaneità tra difesa, chiamiamola così, attacco, cioè tra chiudere l'azione e colpire, si fa in un unico movimento, non in due movimenti, il che è anche positivo per quanto riguarda anche a livello legale, perché comunque eh, se ho una telecamera che mi sta inquadrando nel mentre una persona mi aggredisce, un conto è fare un unico movimento in cui vado a chiudere un'eventuale presa al collo, ad esempio, e in contemporanea vado a colpire, questa è una cosa, un'altra cosa è dire blocco la presa al collo e successivamente colpisco, sono due azioni. Quindi andando in un'unica azione, eh, se c'è qualcuno che vede se c'è una telecamera, è un'unica azione, quindi posso essere stato preso da, da un momento di appunto, tensione, da un uno stato di adrenalina e ho eseguito un'unica azione. E comunque ho risolto il mio problema, cioè l'aggressione. Però questo riguarda appunto la parte esterna, che è il motivo, ripeto, per cui la maggior parte iniziano questo percorso. Dopo, se una persona comincia a eh, entrare nel meccanismo, comincia a sentire, parlo di almeno un anno e mezzo di pratica, perché prima è un po' difficile sentire questo, comincia a sentire il proprio corpo che si muove in maniera più controllata, quindi più armoniosa, allora lì si comincia, si comincia a lavorare un po' più sul lato. Prima della conoscenza del, di sé attraverso il corpo e questa porta alla conoscenza della propria mente. Mentre corpo ricordiamoci che sono comunque due cose che si completano a vicenda e non sono isolate quindi attraverso il corpo attraverso l'esercizio fisico imparo a conoscere il mio corpo ma c'è la mia mente che, che dà supporto per conoscere il mio corpo non posso conoscere il mio corpo senza usare la mente per quello che dico che comunque è una disciplina abbastanza complessa non difficile semplice ma non facile come ci dice sempre il nostro maestro, come noi diciamo sempre ai nostri allievi. È semplice concettualmente, però non è facile, nel senso che se non ti applichi e non la fai tu e non la senti non, non, impari, a, non impari bene. insomma Ecco Cristian, ecco, quanto tempo porta via questa disciplina? Ecco, quanto, quanto si lavora durante la settimana per coloro che sono all'ascolto? Ecco, anche già dal mattino si può fare qualcosa? Ecco, come è nel, nella vostra vita? Ecco, come entrate innanzitutto ti chiedo questa disciplina nella tua vita e come oggi, come fai adesso appunto con il lavoro, ecco con la tua vita in generale, ecco ad applicarla insomma nella tua giornata? Eh, nella tua giornata. Innanzitutto Vinson per me rappresenta una fonte di vita. Dico questo perché quando iniziai diversi anni fa, eh, avevo circa 20 anni, eh, era più per curiosità. Scoprire uno stile eh, cinese e capire appunto cosa potevo anche assimilare. A quell'epoca giovane ero incuriosito da film che eh, trasmettevano appunto le varie tecniche di artisti marziali, e dopo soprattutto aver visto qualche documentario, ero molto interessato a conoscerne più a fondo le varie gesta. Quando conobbi appunto il mio sifu marziale, sifu tra l'altro significa guida spirituale, che è appunto Grand Master Poltan, ebbi l'occasione di capire cos'è concettualmente questa disciplina. Eh, non è soltanto attività fisica, ma bensì come um, una ricerca concettualmente di se stessi attraverso una pratica eh, costante. Um, è una sorta di mh, miglioramento giorno per giorno, perché comunque non è mai eh, un, un esercizio è fine a se stesso, perché eh, da una posizione a un movimento, a un confronto a coppie si, si cresce, si ha appunto un confronto interpersonale. Parlando appunto della, della mia personale esperienza, eh, dopo un periodo appunto di pratica come allievo, concettualmente ho mh, ho avuto l'opportunità di poter fare un percorso come istruttore per poi avere una crescita. Nel corso del tempo il mio, la mia attitudine a questa disciplina è sempre stata più eh, in crescita e di fatti adesso io comunque son, tendo a alzarmi molto presto al mattino, ma per me non è un problema perché comunque, è come si dice, eh, il mattino è l'ora in bocca. Infatti alzandomi presto posso eseguire degli esercizi molto utili che mi permettono di vivere la mia quotidianità nel miglior modo possibile. Quindi ci appunto non solo eh, di inspiro ed espiro, ci che vuoi e anche altri e ovviamente questo poi eh, porta anche ad avere una sorta di, di, di accrescimento insomma cosa che poi dopo durante le lezioni serali si, si svolge nel, nel proprio appunto nel proprio corso. Ai allievi appunto, che, che praticano eh, trasmettono, vengono trasmesse anch'essi queste nozioni Ovviamente ognuno in base al proprio periodo di pratica assimila il proprio, il proprio programma e eh, vediamo proprio anche persone che si avvicinano di qualsiasi età e si trovano mh, in gran forma. E non sto parlando di uh, diventare mh, ovviamente super palestati e quant'altro, no, no, non è tutto questo, è sentirsi bene e questa è la cosa essenziale. È molto molto importante. Allora, Luca, io sai che sono molto curiosa, mi sono un po' documentata su di voi. Leggendo una tua intervista, tu hai detto: Ma eh, è uno sport, ma nello stesso tempo non è uno sport. Ci vuoi spiegare meglio questa tua considerazione? Allora, è una disciplina, se vogliamo essere precisi. Uh, uno sport prevalentemente si basa su una preparazione atletica che ti porta ad avere un risultato quindi tu ti alleni un tot di tempo per uh, vincere una gara per fare una competizione per uh, altre cose uno sport ha tendenzialmente una rivalità contro appunto altre persone eh, una disciplina è molto di più perché una disciplina parte dal presupposto che stai devi confrontarti e stai combattendo in questo caso con te stesso e questa è una cosa molto importante, perché? Perché avere uno stimolo di alzarsi la mattina, allenarsi, per eh, prepararti a una gara è una cosa. Avere uno stimolo di alzarti la mattina, allenarti ogni giorno per vincere te stesso, okay? vincere le tue paure, vincere le tue pigrizie è molto di più. Okay? Per questo è importante capire che differenza c'è tra una disciplina e uno sport. Lo sport è un uh, divertimento, diciamo, una disciplina è un qualcosa che uh, va presa molto sul serio, non è che uno sport non vada preso sul serio, però è un qualcosa di più, è un qualcosa anche a livello interiore, a livello di crescita uh, filosofica, spirituale, ti dà molto molto di più, quindi è un qualcosa veramente molto vasto e quindi questa è un po' la differenza. Ecco, c'è anche l'uso delle tecniche di meditazione oh, di rilassamento orientali in questa vostra disciplina? Sì, come, come diceva appunto Sifu Baggio c'è una parte che riguarda il Cigun. Cigun è, diciamo, tradotto, viene tradotto anche se non è proprio correttissimo, al lavoro sull'energia interna. Ok, sarebbe soffio vitale che sarebbe questa energia interna che ci fa vivere, di cui è permeato tutto l'universo e di cui facciamo parte anche noi, adesso non entriamo nel dettaglio. Comunque questi sono esercizi di respirazione orientale fondamentalmente. La parte, di meditazione. la parte di meditazione, come ho detto prima, è importante capire che prima si deve avere una propria consapevolezza del corpo, insieme alla mente. Dopodiché una volta che si ha la consapevolezza del tuo corpo, allora si può andare a fare eventualmente un lavoro anche di visualizzazione o meditazione, perché? Perché ho poco da visualizzare eh, la respirazione, ok? Se non conosco come è fatto il mio corpo e se non conosco eh, che effetti può avere eh, un alzare o abbassare diaframma eccetera, eccetera. Quindi, prima devo imparare a conoscere il mio corpo, dopodiché vado a un secondo stadio. Tante volte mi fanno questa domanda io rispondo sempre uguale. Uh, è un po' difficile secondo me imparare a conoscere prima la mente e poi il corpo, diciamo che le cose vanno appunto come ho detto prima in unione, quindi uh, è un po' una cosa secondo me da pigrizia il fatto di dire prima faccio meditazione sulla mente e dopo conosco il corpo, è un po' una cosa da pigri, invece secondo me le due cose devono andare in, in simbiosi, non, non c'è niente da, da fare insomma, ecco. però comunque ci sono tutte queste pratiche, perché? Perché? Le discipline cinesi tendenzialmente, soprattutto diciamo, nell'ultimo periodo storico, quindi quando, quando hanno iniziato a essere conosciute in Occidente, si è avuto la tendenza a suddividere tra stili o discipline esterne e discipline interne. Le discipline esterne sono quelle che tendenzialmente enfatizzano la parte muscolare, quindi la parte di lavoro esterno, quindi la parte di preparazione atletica, la parte di tecniche diciamo potenti eccetera eccetera le discipline interne sono quelle invece che vanno più a operare sulla parte interna quindi sulla respirazione eh, più o meno potente su tutta la parte visualizzazione eccetera eccetera in realtà non è così in realtà una disciplina eh, cinese che si rispetti, parlo chiaramente delle discipline cinesi ma dopo questo si potrebbe anche tendenzialmente allargare su altre discipline parlo sempre di discipline tradizionali però eh, da non confondere con Uh, sport da combattimento, altre cose che sono tutt'altra cosa e non c'entrano proprio nulla con le discipline tradizionali. Però comunque stavo dicendo, uh, una disciplina tradizionale che si rispetti ha entrambe le facce, perché sono tutte e due facce della stessa medaglia, è un po' come appunto dicevo prima per la parte uh, che riguarda la mente e il corpo, sono due parti della stessa medaglia, sono un uno, sono un unico tao, ok? Non si può suddividere, ci sono due aree, ma si... Sì, Uniscono, non si possono suddividere. Se è stato chiarissimo. Intanto ricordo ai nostri amici e telespettatori che possono interagire con noi attraverso lo 049 7800204 oppure tramite sms 342 533 9744. Ricordo che siamo anche in diretta nazionale sulla Smart TV, canale 133. Tasto rosso del vostro telecomando, selezionare Caffè TV 24. Sul canale 19 per il Veneto, sempre sulla Smart TV. E poi abbiamo il canale 88, il canale 188 per il Friuli 112 per la domandia siamo anche in diretta facebook e poi potrete rivedere questa puntata anche sul canale youtube per coloro che magari si fossero persi qualche pezzetto di questo eh, programma ricordo ancora che tra qualche minuto potremo vedere anche veramente qui dal vivo gli esercizi nel frattempo cara regia preparati con lo spot e prima pongo un'altra domanda al nostro cristian baggio poi passiamo al secondo blocco della, dello spot pubblicitario. Cristian, in famiglia, gli amici, come vedono questa tua eh, disciplina, questo tuo insegnamento di Wing Tsun? Ecco, come l'hanno presa? Sono contenti? Ti fanno delle domande? Come vedono? Come siete visti voi un po' dalle persone? Allora, mh, per quanto mi riguarda, o comunque penso parla, poter parlare anche per mio fratello Marziale. Eh, inizialmente si viene visti come ehm, coloro che comunque fanno qualcosa di eh, particolare, cioè che ehm, anche si viene a volte visti come oggetto di invidia perché comunque ehm, viviamo una vita che, di, di attenzioni, quindi non, eh, non, non, non facciamo ore piccole, eh, andiamo a letto appunto a, a orari consoni. Non, eh, non comunque stiamo attenti insomma alla nostra vita, ma perché? Perché un, mh, seguiamo la via della rettitudine, questo per uh, familiari o conoscenti se vogliamo definirli così, uh, a volte viene visto anche come una cosa che è fuori dai loro, dai loro canoni, eh, francamente, io mh, ritengo che eh, la vita vada vissuta nel pieno delle proprie forze, eh, in, in modo appunto mh, virtuoso, insomma, quindi attenzionata, insomma, quindi credo che sia questo il giusto fine. E, la, e quindi, per quello che mi riguarda, anche se mi è capitato alcune volte che mi dicevano: eh, ma ti alleni, perché fai questo? Perché non, non ti rilassi? È eh, perché comunque è la mia passione. Io vi vedo estremamente rilassati, vi trovo veramente molto bene, quindi devo dire che questa disciplina secondo me è ottimale. Volevo chiedere una cosa, la vostra alimentazione, avete un occhio di riguardo anche per l'alimentazione in questo caso? Per quanto riguarda l'alimentazione, ehm, mangio appunto mh, mh, regolarmente appunto frutta, verdura, cerco comunque di stare attento chiaramente non c'è una, una dieta particolare, basta semplicemente mh, fare, mh, non abusare insomma, né del cibo né, appunto, né, né di altre mh, pietanze, insomma, voglio dire, eh, chiamiamolo il cibo appunto magari quello troppo calorico, lo evito. Insomma, ecco. Certamente. Allora, eh, adesso andiamo col blocco pubblicitario e poi ci ritroviamo subito dopo perché facciamo vedere qualche esercizio. A te regia, mi raccomando, non cambiate canale.